ad una nuova visione di stereotipi, non più della lagnazione. E allora vedete come voler rappresentare il Mezzogiorno, Presidente, sto concludendo, attraverso l'espressione della bellezza, della concretezza, della capacità, di potenzialità spesso inespresse. Ecco che allora noi, come diceva Guido D'Orso, nella rivoluzione meridionale il Mezzogiorno non ha bisogno di carità, ma di libertà per le nuove generazioni che devono scegliere dove voler vivere. Per queste ragioni esprimo a nome di tutto il Partito Democratico con grande soddisfazione il voto favorevole per questa mozione, convinta che un'ulteriore pietra, una dietro l'altra, riusciremo a fare cose importanti per il Mezzogiorno e per il nostro Paese. Grazie. Grazie. Chiede la parola l'onorevole Crippa su che cosa? Abbia pazienza, chiedo ai colleghi anche intorno a lei se possono permetterle di parlare. Prego, su che cosa? A titolo personale, se possibile. Per dichiarazione di voto? Sì. Sì, c'è prima l'onorevole Barbanti. Onorevole Barbanti. Grazie Presidente. Ogni calabrese deve quotidianamente confrontarsi fra realtà e virtualità degli intenti. La difficoltà di far combaciare le intenzioni del legislatore con il contesto reale è probabilmente la difficoltà maggiore. Illegalità a più livelli, ritardi storici, strutture non adeguatamente distribuite sul territorio, quando non del tutto assenti. Come parlamentare è questo il contesto territoriale del mio confronto fra la politica ed il fare. Quanto oggi pongo all'evidenza dell'Aula con questa mia mozione è una parte di questi problemi. Non è più procrastinabile l'interessamento dovuto per quanto riguarda l'SS106 Ionica. La richiesta di una commissione che accerti una volta per tutte e senza ulteriori ritardi le responsabilità di quanto accade su questa strada della morte è il passo necessario per avviare un processo di modernizzazione di una struttura fondamentale per lo sviluppo della Calabria. Per quanto riguarda il già citato sviluppo, è importante a nostro avviso l'individuazione di free zone che possano facilitare gli interventi imprenditoriali che portino innovazione e benessere ai territori interessati. Ora, pur registrando